presenza di parte della giunta, e questo, per questo tipo di appuntamento appunto che siamo riusciti a realizzare, spero che sia inizio anno, ma spero ovviamente per motivi dipendenti da qualsiasi volontà. E magari trasformiamo i temi anche, non è più aderente alla realtà dell'informazione, che è profondamente diversa da quella esistente dal 1963 ed è mutata con una velocità senza quindi attendibilità, con le fake news, la disinformazione, la misinformazione, fino alle post-verità ancor più insidiose oggi. Conte gattopardesco nei fatti. Ho accolto con speranza le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri nella nauca conferenza a Roma, che mirano anche a un riconoscimento economico adeguato alla responsabilità a cui siamo chiamati. Sono fiducioso di questo approccio del Governo e della Premier, anch'essa giornalista. Abbiamo anche un ministro, quella tendenza che ha visto tantissimi giornalisti sedere in Parlamento, ma dimenticarsi subito dopo di essere la mediazione del giornalista. Significa non riconoscere la nostra professione, significa impedire un eventuale approfondimento. E dove non è stato mai messo un freno giuridico alle cosiddette querele temerarie o querele bavate, messe in atto solo per impaurire e bavagliare l'informazione, soprattutto quella informazione legata ai piccoli giornali carrovacoli. 22 giornalisti attualmente sotto scorta, 30 giornalisti super professionalità e qualità. Ma è sempre più necessaria anche una riflessione sul famoso eco compenso, che in campo giornalistico ha subito frenate, piccole testate, marchigiane, difficoltà di costi, difficoltà legate alle frequenze televisive, difficoltà nella raccolta pubblica, i fondi versati a quegli editori che tagliano solo. Sì invece al sostegno economico nei confronti di coloro che investono in tecnologie e risorse umane e professionali. Ho sempre pensato a un ordine partecipato.